Invece un successo importante del modello di Copernico, era quello relativo al moto dei pianeti interni alla Terra, cioè Mercurio e Venere. Infatti, Mercurio e Venere, essendo più vicini al Sole rispetto alla Terra, quando sono visti dalla Terra, appaiono sempre angolarmente vicini al Sole, cioè appaiono sempre più o meno in direzione del Sole. Quindi prospetticamente non si distanziano mai dal Sole proprio perché orbitano su un cerchio più interno rispetto a quello della Terra. In particolare facciamo per esempio che questo sia Venere. Venere non potrà mai essere vista dalla Terra, visto dalla parte opposta rispetto al Sole, perché Venere per andare dalla parte opposta rispetto al Sole dovrebbe orbitare su un'orbita esterna alla Terra. Marte può trovarsi diciamo in opposizione rispetto al Sole, cioè dalla parte opposta rispetto alla Terra. Ma Venere no, perché Venere e Mercurio sono pianeti interni e quindi si trovano sempre dalla stessa parte di cielo dove sta il Sole. Questo fu diciamo, un successo del modello di Copernico perché la vicinanza angolare di Mercurio e Venere rispetto al Sole non doveva essere introdotta ad hoc come nel modello di Tolomeo. Ricordiamo infatti che nel modello di Tolomeo, come abbiamo già detto in un video precedente, c'era questa ipotesi ad hoc, secondo cui l'epiciclo di Mercurio, che è questo cerchietto qua, rosa, e l'epiciclo di Venere, che è questo cerchio verde, devono essere sempre allineati lungo la congiungente Terra-Sole. E questo è il Sole, quindi questa congiungente deve essere sempre allineata con gli epicicli e questo è un parametro introdotto ad hoc. Nel modello di Copernico non è necessaria nessuna ipotesi ad hoc perché è naturale che i pianeti interni, cioè Venere e Mercurio, interni alla Terra, siano visti angolarmente vicini al Sole, perché la loro orbita è più stretta di quella della Terra.